Dici, che ci chiedi? Che Alessio, ci chiedi? Lucrezia, Vai. eravamo bambini ad Alice Sì. nella città. Intanto complimenti per il look, queste treccine, Ti forse non so ringrazio. se te l'hanno già detto, Ti ti stanno ringrazio. benissimo. Ti Vuoi ringrazio. competere con Riquelmi in versione Sì, esatto, rapper? sì. No, c'ho le treccine per lavoro, però sì, direi che mi piacciono. Poi mi hanno detto, sei strano, Tutto tu il sei stato in giorno che Giamaica. siamo così a toccare. Esatto, tutti pensano che sono stato in Giamaica, che non so dove, ma in realtà no, ero a Roma, stavo a fare le prove di un lavoro, ero in Italia. Manca un tatuaggio sotto l'occhio e soffiavi Sono la il. controfigura di Riquelmi, divento la controfigura di Riquelmi, ne eravamo bambini, in un'altra No. versione, ma una versione più, diciamo, rock, così. Allora, qua i toni sono un po' leggeri. Nel film in realtà parliamo di un argomento un po' più tosto, no? Si parla di Sì. vendetta, di un forte trauma che questi giovani ragazzi, bambini, hanno subito. Ecco, la vostra infanzia invece com'è stata? Spero un po' più leggera. Che Quanto ricordi tempo avete? c'hai? No, giusto per... No, poi magari dici, possiamo stare qui Ma dai, tanto tempo. io creativa, mi viene a dire creativa. Comunque sono stata una bambina esposta a tante cose che mi hanno Maggiosa, così maschera, fatto 18. giocare. Se Reggiani ci fa fare questa intervista, la ringrazio. Reggiani è come Reggiani, Paolini, capito? è in tutti i Arriva, video, però da dietro, vieni non è che anche si fa tu. vedere, non è che si fa vedere e dice qualcosa, è da dietro a farti i gesti. È fantastico, eccolo. Vieni, di qualcosa, di qualcosa. Mi vengo a vedere Niente, la c'è una cinta. caciara Ci vieni a incredibile, vedere. comunque bella infanzia e. Guarda, questi sono gli amici del set, guardateli. Però possiamo dire che si è instaurato un gran rapporto. Questo sì, questo sì. Poi, che stavamo dicendo Com'era la quando tua eravamo infanzia? piccoli? Dicevo Com'era la mia io, infanzia? giocosa la Sarò tua? sintetico, no, scherzi a parte, la mia infanzia è stata... giocavo tantissimo, Anche tu. ero sempre con gli amici, amavo i modellini d'auto, li smontavo, li riverniciavo, sono sempre stato un bambino curiosissimo, c'avevo questa cosa da piccolo che quando mi regalavano i giocattoli, mi ricordo di me stesso, piccolo, a Natale, sotto l'albero, tutti i bambini giocavano con le cose, io le smontavo, le distruggevo perché poi alla fine non sapevo più rimontarle, ma la cosa che volevo sapere erano come erano fatti all'interno, c'era questa cosa, dovevo smontarli pezzo pezzo, pezzo per pezzo, e da grande boh, ho capito che forse aveva un'attinenza a quello che poi faccio come mestiere oggi, perché il nostro lavoro è mosso, credo, più di tutto dalla curiosità. Quindi questa è stata un po' la mia infanzia. Giocavo tantissimo, ero proprio uno di quei bambini stand by me. Proprio eravamo io e quei quattro amichetti scapestrati con le ginocchia sbucciate, con la camicia bucata, il pallone super santo sotto al braccio, la signora che ti tirava l'acqua dal balcone perché erano le 2 del pomeriggio e bisognava riposare. Quindi Ma dici di così. più di questa Basta, infanzia? ho finito. Cioè è proprio l'infanzia. È lei, è lei. Ho finito? Vabbè. Sono sintetico? No, per niente. Insomma, non sono. Che disastro! Ma Lucrezia voleva No, raccontare ma qualche altra cosa io ti ho detto, volevo sull'infanzia. detto tu in maniera un po' più sintetica, quindi va Vabbè, ma bene. cosa hai detto? Che Va bene, giocavi? che ero molto Giocavi? creativa, sì, Ah, eri c'avevo. molto Sì, creativa. sì. Basta. Basta. Questo non è sintetico, questo è proprio. Ragazzi, è veramente un film su di noi Ermetico, questo. ermetico. No. Vabbè, noi la finiamo qui. Comunque, cosa possiamo dire Di invece del andare a film? vedere il film Che perché uscirà, uscirà, però intanto è qui. uscirà l'anno nuovo? No, si può dire, credo, tra febbraio e marzo. Io Non lo questo sappiamo non lo con sto certezza, dicendo. sicuramente l'anno nuovo. In tutti i casi, vi aspettiamo l'anno nuovo. Noi stasera lo guarderemo per la prima volta in sala con il pubblico e di questo ne siamo molto felici. Un saluto ai lettori di Chuck. Come hai detto? Un saluto ai lettori di Chuck. Un saluto ai lettori di Chuck. Arrivederci. Ciao. Ciao.